Ciao a tutti ragazzi, sono Davermi Petroni in questo studio di Zero Beat. Oggi ho prodotta Victoria di Tony Boy con Arti 5, prodotta da Wairaki, Kid, Set Tours e Timats, se non sbaglio. Ti riconcio subito, principalmente abbiamo tre melodie più un sample che non sono riuscito a trovare, forse preso da Splice, forse preso da un campione. Quindi direi di cominciare dalla melodia principale, che è composta da un piano, da delle bell che sembrano tipo una specie di celeste, glockenspiel, e poi c'è la string che entra solo in alcuni punti. Il piano ho utilizzato Purity con questo preset. Sono andato a suonare questa melodia, che va a giocare principalmente sull'accordo di C minor. Infatti siamo in scala C minor e la progressione utilizzata nel basso è una 1-3-6-5. Abbiamo praticamente la C e la G, che sono root, notte e quinta. Per la prima barra abbiamo la C, che viene utilizzata anche nell'ottava più alta. Per la seconda barra invece abbiamo un accordo di nona aggiunta, perché abbiamo praticamente root, notte, quinta, terza, che è D sharp, root, notte, un'ottava più alta, e un'ottava più alta abbiamo anche la D, che sarebbe una sus 2. In questo caso, quindi, vedendo l'accordo completo con tutte queste note, sarebbe appunto un accordo di non aggiunta. Come potete vedere, continuano ad utilizzare le stesse note anche per la terza e quarta barra, con alcune piccole modifiche. Quindi ad esempio qui viene aggiunta una terza, qui viene aggiunta la quinta, sempre insieme alla terza. Mentre per la bell abbiamo questo riff molto ripetitivo che si sente come texture nelle alte. Infatti tutte queste melodie si vanno, diciamo, a completare insieme e creano poi un'unica atmosfera. Infatti se ascoltate tutte le melodie insieme è abbastanza difficile riuscire a capire cosa sta suonando in un determinato momento, perché appunto si vanno ad accavallare, vanno a creare tutto un ambiente. Per questa bell ho utilizzato sia Xenology che Expand. I suoni sono molto simili, principalmente basta che andate a cercare un preset che sia una specie di glockenspiel e riuscirete comunque ad ottenere un suono abbastanza simile. Per quanto riguarda la teoria musicale, in questo caso stiamo utilizzando sempre le note dell'accordo di tonica, quindi C minor. Abbiamo terza, sus 2, quinta e sus 4, quindi vengono suonate semplicemente insieme per creare questo riff molto dark. La melodia si ripete praticamente per tre barre e poi sulla quarta c'è l'aggiunta di una nota in più. Stessa cosa per le strings, ho utilizzato Expand con questo preset di spiccato, e quello che vanno a fare è sfruttare sempre le stesse note per andare a creare una counter melody. Quindi abbiamo la root note, la quinta, suonata una nota più bassa, la sus 2, poi abbiamo terza, sus 2 e poi alla fine abbiamo anche la sus 4. Per quanto riguarda gli effetti, principalmente ho applicato uno sketch cassette e un fluid reverb, e poi c'è anche un decimort per sporcare un po' la melodia, perché comunque ascoltando il pezzo originale sembra che ci sia una specie di effetto sporco, comunque un piccolo filtro sulle alte di tutti i suoni per nasconderli un pochettino. Forse magari hanno campionato la melodia e l'hanno ripicciata e quindi si è creato quel classico effetto di resampling. Per il resto però, tranne l'equalizzazione, ho applicato giusto un reverbero sulle bell per creare un po' più di distanza. Per il coro invece ho deciso di utilizzare Contact con questa bank, che è la Mistica, e l'ho messo giusto per farvi capire che cosa sta facendo il coro, perché poi ovviamente ricreare un coro di quel tipo o con Contact o con qualsiasi altro OST è abbastanza difficile, perché comunque è un coro che si sente che è praticamente un campione, comunque è reale. Quindi il coro, come tutti gli altri elementi, sta giocando sempre su un solo accordo, che è quello di C minor, e sta sempre sfruttando terza, sus 2 e sus 4 per creare questo feeling nel background. Infine aggiungiamo il synth bass, che ho ricreato con Serum. È un preset abbastanza semplice, due onde solo suonate su due ottave diverse, una sign che fa da sub per aggiungere le basse, un po' di rumore, un filtro che si muove in questo modo. In poche parole si va ad aprire appena clicco una nota e poi si va a chiudere piano piano. In questo modo si crea questo effetto di attacco all'inizio, dato anche dal fatto che ho aggiunto un pelino di resonance. Poi ho messo un po' di distorsione, un po' di EQ, chorus giusto per allargare un po', e per il resto ho suonato semplicemente le root note, che sono appunto la prima, la terza, la sesta e la quinta nota della scala. Andiamo ad aggiungere la batteria. Abbiamo questo snare sul terzo beat. Il pattern viene modificato giusto dopo 8 barre, con questo doppio colpo finale. Poi abbiamo gli hi-hat, abbastanza semplici, ci sono giusto due roll sul secondo beat della seconda e quarta barra, e c'è questo stop all'inizio che comunque crea molto movimento. Open hat sul secondo beat della seconda e quarta barra. 808 che va a ricalcare le stesse note del synth bass con questo pattern.
Quindi abbiamo un primo colpo sul primo beat che va a suonare ovviamente la C. Poi abbiamo due colpi sul terzo e quarto beat della seconda barra che vanno a suonare D sharp. E poi ci spostiamo sulla sesta nota della scala con questo pattern classico trap. Quindi abbiamo questi tre colpi, uno sul primo beat, uno sul quarto e uno sul levare prima dello snare. Poi uno sul secondo beat della quarta barra e l'ultimo finisce sul quarto invece. Sulla quinta barra viene di nuovo riutilizzato lo stesso pattern della terza. E poi sulla sesta viene riutilizzato di nuovo il pattern che avevamo sulla seconda. L'unica cosa che cambia è questo roll alla fine che va a suonare la quinta nota della scala. Il kick va in supporto all'808 con questi colpi. Sull'ultimo 8 barre della strofa di Artify abbiamo anche questo piccolo cambio sull'808. Poche parole viene spostato sopra di un'ottava il colpo sul quarto beat della seconda barra e viene modificato leggermente il roll finale. E infine abbiamo una specie di reverse crash open hat sul primo beat. Anche un minimo di delay. Per quanto riguarda l'arrangiamento è abbastanza semplice, abbiamo una intro da 8 barre e poi comincia la strofa di Artify che dura 24 barre. Quindi questa è tutta la strofa, poi abbiamo il bridge, sempre da 8, e qui c'è il primo ritornello da 8 barre. Poi abbiamo la strofa di Tony Boy, questa dura 32 barre invece di 24, ci sono 8 barre in più. Infine abbiamo di nuovo il ritornello che ha questo stacco all'inizio per caricarlo un po' di più, fatto con un tape stop. Quindi questo è tutto per il beat di Victoria di Tony Boy e Artify. Vi ricordo come sempre di lasciare un like e iscrivervi se il video vi è piaciuto. In descrizione trovate il link al Patreon su supportarmi, scaricare FLP, vedere video aggiuntivi, scaricare sample pack, Bitzer se acquistare il mio BitoTramKit e Instagram se seguirmi per tutti gli aggiornamenti. Bella, prossimo video.